Ciao, oggi volevo preparare una ricetta facilissima, principalmente utile per far sparire i formaggi che abbiamo in frigo dimenticati da un po'. È a base di spinaci, gnocchi e per l'appunto formaggio. Quello che andremo a fare è cucinare gli gnocchi, poi farli saltare assieme ai formaggi e infine andarli a gratinare in forno con un po' di pancetta. Cominciamo! Intanto prendiamo un filo d'olio, e aggiungiamo alla padella mezza cipolla tritata. E la lasciamo cucinare per un po'. Andremo adesso ad aggiungere un po' di pancetta tagliata finemente. Ok, andiamo ora ad aggiungere le nostre chicche all'acqua bollente, salata ovviamente. Uso 500 grammi. Sto usando le chicche, che sono più piccole dei gnocchi tradizionali, perché lasciano meno spazio tra di loro e quindi avremo bisogno di meno formaggio per coprirle tutte. Ok. Ora prendiamo gli spinaci che abbiamo precedentemente lavato e privato, allora questo, della parte finale del gambo, e li andiamo a tagliare il più finemente possibile. Aggiungiamo quindi ora le spinaci al nostro fondo di cottura. Le aggiungeremo quando cominciamo a sentire questo profumino di pancetta, dando quindi il tempo alla cipolla e alla pancetta di cucinarsi un po'. Abbiamo usato circa 300 g di spinaci. Abbassiamo un po' la temperatura aggiungendo un po' dell'acqua di cottura. E lasciamo che si cucini. Prendiamo ora i formaggi. Cominciamo con un po' di fondant. Qua le porzioni le dovete decidere voi a seconda dei vostri gusti. Consiglio comunque di cercare di evitare formaggi troppo forti, per esempio il taleggio, ne userò molto poco di quello. Lo tagliamo a cubetti. Prendiamo anche un po' di asiago e infine appunto un po' di taleggio. Ok, andiamo quindi ad aggiungere i formaggi. Possiamo abbassare un po' la temperatura qua. Ora li lasciamo sciogliere per bene, mentre gli gnocchi finiscono di cucinarsi. Prendiamo infine la mozzarella, che la andremo ad aggiungere subito dopo aver aggiunto gli gnocchi. Questo per evitare che leghi troppo i nostri gnocchi e quindi alla fine li incolli. Prendiamo ora gli gnocchi e li versiamo in padella. Ok, ora che abbiamo preso tutti gli gnocchi, li facciamo girare su tutto il composto e aggiungiamo ora la nostra mozzarella. Qua il fuoco ormai l'ho quasi spento.
Ok. Dandogli appena il tempo di cominciare a sciogliersi, la mozzarella, prendiamo una ciotolina di queste e ci versiamo dentro i nostri gnocchi. Prendiamo questo qua. E poi la copriamo con la nostra pancetta. Questo farà sì che in forno si formerà una crosticina che darà un ottimo contrasto alla parte molto morbida all'interno. Ok. E ora lo infiliamo in forno già caldo e messo con il grill attivo. La lasceremo cucinare per qualche minuto e poi la tireremo fuori. Ok, giusto il tempo di fare un po' di pulizie e siamo pronti. Tiriamola fuori con molta cura. Vedete come la pancetta ha fatto la crosticina, invece sotto è rimasto abbastanza liquido e morbidino, esattamente quello che volevamo.